Il governo afghano ha accolto di buon grado la decisione degli Stati Uniti di inviare nel paese asiatico altri 4.000 soldati contro ISIL e talebani. Il loro compito, ha detto il ministro della difesa di Kabul, sarà di addestrare le truppe afghane. Ma nella capitale afghana lo scetticismo sull'efficacia della misura è tanto. Con questi 4.000 soldati gli americani non possono di certo sconfiggere ISIL e talebani, vogliono solo che la battaglia continui per perseguire i loro obiettivi. Con più soldati americani la gente qui si sentirà più frustrata e crescerà l'insicurezza. Nel paese, d'altronde, la situazione è sempre critica. Questo sabato un soldato afghano è morto e 7 soldati americani sono rimasti feriti nell'attacco alla base militare di Mazar-i-Sharif nel nord del paese. Giovedì invece l'ISIL ha colpito una moschea sciita di Kabul, facendo 6 morti.